Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. Furono i russi i primi ad atterrare su Marte. La storia dello spazio viene riscritta dalla sonda NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Sono gli Stati Uniti che, curiosamente, più di 40 anni dopo, restituiscono agli avversari dell'Unione Sovietica il loro primato. Ad atterrare per primi su Marte furono i russi. Lo dimostrano inequivocabilmente le immagini dettagliate ad alta risoluzione che immortalano i resti della sonda Mars 3 e i resti del paracadute Made in URSS che la portò sul pianeta rosso nel 1971. Questo significa che i sovietici con le loro sonde rozze ed efficaci si erano posati in pochi anni sui corpi celesti più vicini alla Terra. Nel 1966 infatti spedirono sulla Luna il primo oggetto fatto dall'uomo e 4 anni dopo furono i primi ad atterrare anche su Venere. I lampi gamma terrestri mettono in pericolo gli aerei. La sua missione è quella di studiare le fonti dei raggi gamma presenti nell'universo, ma il satellite Agile ci dice molto anche sulla nostra atmosfera. Così abbiamo scoperto che i lampi che si manifestano durante i temporali più violenti possono accelerare delle particelle cariche fino a valori estremi di energia, con un impatto sull'ambiente e potenziali effetti anche sugli aerei in volo. È vero che i velivoli hanno dispositivi di sicurezza che li proteggono dalle scariche elettriche dei lampi ordinari, ma il flusso elettromagnetico e di neutroni prodotto dal lampo gamma può essere molto intenso ed è sostanzialmente diverso dalla scarica elettrica dei fulmini normali. Esiste allora la possibilità che riesca a danneggiare le componenti elettroniche degli aerei commerciali. Chi non odora non fa l'amore. Il disturbo si chiama anosmia congenita isolata. Significa che la persona che ne soffre è priva del senso dell'olfatto, non sente nessun odore. Ma le limitazioni potrebbero andare oltre. Secondo uno studio dell'Università di Dresda, chi è privo di olfatto ha più difficoltà nella ricerca dell'anima gemella e in generale nella gestione di un rapporto sentimentale. Ma non è per tutti la stessa cosa. Gli uomini patiscono più nella fase di ricerca del partner, mentre le donne sembrano più insicure durante il rapporto. Gli studiosi ammettono che la loro ricerca ha coinvolto un campione di piccole dimensioni, però rappresenta un'ottima base per approfondire questo aspetto del disturbo, che colpisce una persona ogni 7500. La luce laser del futuro arriverà dal germanio. I ricercatori del Politecnico di Milano, di quello di Zurigo e del Paul Scherrer Institute hanno scoperto una tecnologia per creare luce coerente con un materiale finora mai utilizzato. È il germanio che, insieme al silicio, potrebbe costituire la base per realizzare chip in cui le informazioni vengono trasmesse tramite la luce. In questo modo non solo migliorerebbero le prestazioni dei computer, ma anche il consumo energetico sarebbe molto limitato. Il sistema funzionerebbe con una serie di ponti per cui i dati verrebbero trasmessi tramite impulsi laser, integrando sui microchip di silicio un laser in germanio. L'appuntamento con le notizie finisce qui, vi salutiamo e vi lasciamo allo spazio dedicato all'approfondimento. Spazio non aspetta e le missioni in cui l'Europa si impegnerà vanno pianificate con accortezza e presto. È importante stabilire il prima possibile quali saranno i temi scientifici che faranno da base alle missioni spaziali, ispirandole almeno fino al 2034. Quello che serve è preparare il terreno. Questo significa tenere un occhio fisso sulla ricerca, sui finanziamenti e sulle nuove tecnologie e un altro sulla preparazione dei giovani che saranno gli scienziati di domani. Lavorare sullo spazio è come vivere sempre in un altro piano temporale. Oggi non è il presente, ma il futuro. La strumentazione, per esempio, ha un tempo di vita limitato. Bisogna pensare a quella che servirà domani. Se ci sono nuovi obiettivi scientifici, bisogna pensare a una nuova strumentazione e lo devono fare i più giovani, quelli che poi ci lavoreranno. Ma la strada non è semplice. La ricerca è un lusso e come tutti i campi che sono apparentemente non strettamente necessari alla sopravvivenza del paese, ha subito dei tagli, però bisogna guardare oltre. La ricerca porta tecnologia, la ricerca porta idee, porta professionalità, quindi sicuramente ritengo che l'investimento nella ricerca sia un bene che ci ritroveremo poi nella società civile. Tutto questo tenendo
rendendo conto nel frattempo di quello che succede nel resto del mondo. Un mondo che viaggia alla velocità della luce e sposta l'asse delle collaborazioni decisamente più a est. La Cina e l'India si stanno dimostrando, soprattutto la Cina, paesi con delle potenzialità enormi. Hanno già una capacità di lavorare nel campo, appunto quello che mi interessa a me, tecnologico, avanzato, spaziale, di grande livello, perché le loro teste, come le teste proprio degli asiatici, sono molto metodiche, molto razionali. In più sono paesi, soprattutto la Cina, che si stanno arricchendo alla velocità, però una velocità molto alta. Quindi la vecchia Europa guarda all'Asia un po' come ai nuovi partner, diciamo i paperoni che potrebbero fertilizzare idee e strutture europee con fondi e innovazione asiatica. Per evitare di disperdere energie, idee e soprattutto fondi, la pianificazione è fondamentale. Serve per ottimizzare le risorse, per evitare che ci sia duplicazione di attività, per esempio, e per consentire uno sviluppo armonico delle tecnologie. E c'è una novità per la fase di preparazione. Abbiamo visto che era opportuno in ambito SPC, in ambito Science Program Committee, che era opportuno, come dire, svincolarci un po' da possibili condizionamenti mentali che i team attualmente in essere, gli advisory group dell'ESA, che sono spesso coinvolti, ovviamente formati da ricercatori che sono spesso coinvolti nelle missioni anche in corso o pensate, era meglio rivolgersi a un gruppo di persone senior, quindi più staccate, se non altro per motivi anagrafici, da missioni che partiranno nel 2028 e 2034, con molta esperienza e in grado quindi di giudicare veramente l'importanza della scienza al di là di quella che sarà poi la missione che l'andrà a realizzare. E quindi sarà formato da un gruppo di persone di altissimo profilo, altissima esperienza e appunto è tutti caratterizzati da un'età media elevata. Abbiamo anche pensato di affiancarli a un team di giovani neolaureati. L'idea però è quella di affiancare agli esperti anche degli studenti. Se lavorano fin da ora sulle future missioni, un domani saranno sicuramente più preparati a gestirle. È importante avere la loro visione perché gli universitari di oggi sono i ricercatori di domani.